Convito Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, l'istituto che ha nel suo orientamento di studi anche classi di cinese e scambi culturali con il paese d'Oriente. Vediamo il servizio di Eleonora Fiorini. Ovvio che se non abbiamo le più assolute condizioni di sicurezza che le autorità sanitarie italiane e cinesi devono garantire, di qui non parte nessuno. Momentaneo stop in entrata e in uscita dalla Cina, anche per gli studenti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, istituzione che nel 2010 ha fatto scuola aprendo le porte all'Oriente e strutturando tra gli indirizzi di studio due classi del liceo scientifico internazionale con opzione della lingua cinese. Una decina i docenti madrelingua in forza al convitto, 20 gli studenti tornati dalla Cina prima della diffusione del coronavirus, un centinaio i ragazzi coinvolti in progetti di scambio con il paese asiatico che per il momento dovranno rinunciare a partire. In realtà i docenti cinesi, che sono sostanzialmente insieme a qualche studente le uniche persone cinesi che vengono in convitto, risiedono in Italia dal mese di settembre. Nel senso, loro non vanno a casa per Natale perché il Natale non esiste in Cina. Sarebbero andati probabilmente qualcuno del Capodanno, ma ahimè sono rimasti qui. Bloccati gli studenti provenienti dalla Cina e la mobilità di media e lunga durata per gli studenti del quarto anno. I ragazzi sono un po' ovviamente delusi, preoccupati ovviamente, comprendono perfettamente ciò che sta succedendo. Da immaginare che queste 3 settimane in Cina rappresentavano il corollario della loro esperienza qui, sostanzialmente sono stati preparati per quello. Ed è un pezzo curriculum che in questo momento non può avere la propria realizzazione. Senz'altro ritengo che sarà possibile per le altre destinazioni. Per la Cina in questo momento sono un pochettino, attendo, aspetto. È stata archiviata l'indagine.